edizione veramente speciale questa della Polenta. Beh, certamente sì. A dire la verità è ormai 2 anni che viviamo in un regime speciale e quindi questo, per forza di cose, è il risultato di quella festa che noi ricordiamo nella massima espressione, ma che abbiamo per forza di cose, come dicevo un attimo fa, dovuto ridurre a una manifestazione domenicale, dove comunque ci sono presenti molte famiglie, molte ragazze, tutte i ragazzi, dicevo, tutte le associazioni che si occupano normalmente della festa della Polenta, perché noi vogliamo proprio partire da qui per pensare che il prossimo anno sia un anno ordinario e normale nel quale poi tornare alla nostra festa. L'importante è mantenere le tradizioni. Sì, guardi, la verità è questa, la festa della Polenta quando è nata proprio in questa piazza e da questa piazza noi abbiamo voluto ripartire, ripartendo proprio con un evento speciale, una domenica, come dicevo, dedicata alle famiglie e alle associazioni, ma nell'ottica naturalmente di ricordare la nostra Polenta. Certamente, siamo tornati indietro più di 20 anni, sto leggendo qui. Sì, ormai è la 24esima o 25esima edizione che dovevamo svolgere purtroppo, ma che purtroppo non ce l'abbiamo fatta gli anni scorsi. Ma io conto che il prossimo anno invece di riuscire a tornare alla nostra tradizionale festa. Presidente di Vigasio Eventi, Umberto Panarotto, una edizione veramente speciale questa della festa della Polenta. Sì, direi proprio di sì. Abbiamo completamente cambiato i parametri della nostra manifestazione in virtù del fatto dell'emergenza Covid, che purtroppo non ci permetteva di realizzarla nella maniera canonica di tutte le scorse edizioni. Allora abbiamo optato per un galà della Polenta. Bisogna mantenere le tradizioni vive e speriamo che questa edizione sia di buon auspicio per le prossime edizioni degli anni successivi. Ci sono altri eventi in corso in quest'anno? No. Diciamo che l'intenzione, la volontà, la speranza di poter fare qualcosa entro fine anno c'è. Se quelle che sono le leggi ce lo permetteranno, sarà un grande piacere per noi ritornare in campo con le nostre manifestazioni in maniera canonica.